Ok. Molti pensavano fosse un troll. Sì. Invece no. Invece no, perché effettivamente siamo tornati con la serie che guardano tutti. Tranquilli che a breve torneremo con qualcosa di bello che piacerà a tutti. Non c'è problema. Non è vero, sto scherzando. Almeno piacerà a voi, non piacerà a noi. Ah, cacchio. Devo proprio battere la capopalestra. Di già. Quanto pare. Ok. Cominciamo con le domande. Vi ricordo che potete fare una domanda sotto il video scrivendo fuck you Avon e la vostra domanda. Per che chi non lo sapesse. Uomo che è pacco. Vero. Prima domanda ce la fa Roland33, che ci fa due domande. Allora. No, sono 5. Scherzone. Prima domanda. Best deck 2018 Yu-Gi-Oh. Mazzo più forte in generale o quello che usiamo noi, che riteniamo il migliore? Io ho riportato in vita di recente il Bugino Aggressivo, grazie a qualche combo di carte, e quindi per me quello è il best deck. Best deck in generale penso Brandish al momento. Brandish è un engine. No, è un deck anche, ti apre il culo. Sì, beh, lo CG è solo quello. Buono meta come al solito. Best deck 2017. Mio sempre il Bugin aggressivo. In generale penso il Trudreco. È il deck più sbroccato di quel formato, secondo me. Il mio rimango sempre della stessa idea. Sempre Cyber Drago gioco. Il 17 non ho seguito molto il gioco, quindi non so. Ok. Terza domanda, Chaos Dragon o Lightsorn? È tipo lo schifo o lo schifo? Perché la domanda è la fine. Diciamo che non lo dici più, perché no. Nessuno dei due, perché fanno veramente schifo entrambi. Porteresti delle deck profile? Sì. L'abbiamo già fatto una volta, ma sì, non ho i soldi né la voglia di... Cioè, oddio. No, intendo si può portare su Yu-Gi-Oh! Pro, nel senso spiegare le combo per far vedere le carte. Sì, si può fare. Il problema è sempre il pubblico. Molti sono qua solo per le Acrom o per gameplay di Pokémon, perché appunto il canale era principalmente su quello. Porta Yu-Gi-Oh! Potrebbe essere una mossa azzardata, lo è stato, perché effettivamente quando abbiamo pubblicato determinati video di Yu-Gi-Oh! Sono stati poco seguiti, tranne quelli su... È tempo di duellare con i videogiochi GBA Scrausi. Vabbè, ma i meme sono i meme. Esatto. In ogni caso ci possiamo pensare. Quinta domanda. Me li presti 2 kg di culo? Io non posso, lo giuro. Ok. No, comunque no. Simone Olla ci chiede: qualcuno vi ha mai riconosciuto in strada o in altri luoghi? No! Sì. Ah, sì. Vuoi spiegarlo magari? No. Il tricheco laggante ci chiede: perché mi piace così tanto Jojo Jolion? Non lo so, hai gusti strani. Ha dei problemi mentali. Povero lagging. Pimpi è il Togepi di Gina? No. No, è il mio. Emilio ci chiede: che ne pensate di... No, aspetta, cosa? Che ne pensate dei telecomandi del televisore che non funzionano? Che dovrebbero toglierli dal commercio. Oh. Sì. La vostra amica Delia scrive: che ne pensate della saga di Sonic the Hedgehog? Che è molto meme, però era bello all'inizio. Ora non più. Mi sono indicato dove andarmi ad allenare, ecco perché sto facendo cagare. L'hai battuta Marzia? No, dovevo andarmi ad allenare, facciamo che risetto perché sono stupido. Ok. Crazy Manu chiede: gioco Pokémon più noioso? Non deve essere per forza della principale. Non so se la giocano bene sia Pokémon Ranger, il primo, perché gli altri non li ho giocati, e Sole, Luna, Ultra Sole, Ultra Luna. Pokémon Channel. Channel non l'hai giocato io. Oh sì, che noioso. Oh sì. Leopard Delta from Snowy Sky ci chiede: io ho sonno, voi? Beh, aver dormito
4 ore se non di meno. Sì, ho sonno. Goldfox98 chiede: cavallo di JoJo preferito? Io. Niki Nige ci chiede: qual è il vostro modo preferito di spaccare? Se non rispondete, vi spacchi in coreano. Guarda, io spacco bottiglie. Ah, questi meme divertenti. Allora, Simone Olla ci chiede... Ah no, aspetta, what the fuck? Ah, due domande uguali di Simone Olla. Ok. Ok. Waido. Probabilmente era così interessato che si è dimenticato di averne fatte due. Allora, Narchio chiede... Zamas... Narchio, zitto. Zamas o Gowas? Zamas. Zamas. Ok. Gesù quello vero. Chiede... Ah, perché ce n'è anche uno finto? Zeffo, ti è piaciuto qualcosa della terza gen a parte che finisce? Che palle, devo pensare adesso. No. Ok. Ho fatto tutto cagare. Wow. Avete mai letto o guardato Full Metal Alchemist? Se sì, cosa ne pensate? Bello, bello. Molto bello. Ho visto sia l'anime che letto il manga, infatti ho i volumi in libreria, quindi penso mi sia piaciuto. INC223 chiede: se poteste prendere un solo Pokémon da portare nella vita reale, chi scegliereste? Lo sapete già, non chiedete. Chi scegliereste e perché proprio Bidoof? Allora, aspetta. C'è qualcosa che non va. Uno, meme non hanno mai fatto ridere. Due, no. Che cattiveria. Dark Fox ci chiede: vi piace Fairy Tail? Sì, tantissimo. Soprattutto a Paco. Vi racconto un aneddoto. Eh sì, è quell'aneddoto. Eravamo a 2014 forse, se non mi sbaglio. Non lo so, tanto fa tutto schifo. Beh, in ogni caso, eravamo al Nerd Cultura Tour di Dario Moccia a Milano. E ci volevamo mettere a parlare con Dario Moccia, però è arrivato, non so, un fan sfegatato con in mano il primo numero di Fairy Tail. E ha detto: Dario, me lo potresti firmare? Perché sai, sei il mio youtuber preferito. Vabbè. Dario giustamente dice: De, va bene. Prende un pennarello e vedo che si mette un attimino a pensare, non firma subito, al che ho detto: avrà in mente qualche stronzata sua. Ed effettivamente era così. Che è successo? Prende il pennarello, ci scrive sopra, dà il manga al ragazzo e quello lì stava per mettersi a piangere. Alla domanda: che cosa hai scritto sulla copertina? Lui risponde: ho scritto faca. Vabbè. Dopo un po' arriva anche Maurizio Merluzzo. E... No, c'era già. Sì, ma Dario è arrivato prima, Maurizio è arrivato dopo. Sì, ma quando l'ha passato... Ah, vabbè, sì. È andato prima da Dario, subito dopo è andato... Vabbè, subito dopo è andato da Maurizio per farselo filmare da lui, perché è un altro suo grandissimo fan, ecco. Insomma, che bello. E... Dai, Maurizio, firmami! Ok, prende in mano il volume, guarda cosa ha scritto Dario, comincia a scrivere, lo ridà al ragazzo e scoppia a piangere. Che cosa aveva scritto Merluzzo? Se Dario ha scritto facca, Maurizio ha aggiunto aspruzzo. E lì veramente qualcuno si è superato in malvagità. Che cazzo dici malvagità? Ha fatto un'opera buona. Sì. Fairy Tail fa schifo, ragazzi, non guardatelo. Daniel J. Cujo chiede: avete visto Ushio e Tora? No. Non so cosa sia. Ragazzo, io non ho più il tempo di respirare. Sto riprendendo un anime alla volta. Uno alla volta. Ma finito Platino, Bianco e Nero, li affidate al Docta e Avon? No. Waido? Temete per il prossimo regalino che potrebbe farvi Avon? Vedasi il video su Telefang per capire. No, più che altro penso ad altri regali ed è meglio che non lo sappiate. Elio Di Liberto chiede: come si fa quell'applicazione che avete usato?
Ah no, come si chiama quell'applicazione che avete usato per fare quell'animazione di Malna in versione Nomad di Fire Emblem che lancio a Chani? Ho usato Paint. Ho usato Paint e RPG Maker per fare animazioni. Tutto qua. Easy peasy. Mi ero dimenticato di avere Foglia Magica, quello mi ha fatto 20. Ma vaffanculo! E poi? E sono finite le domande. Ok. Vabbè, sono qua davanti a Marzia, tra l'altro. Va bene, e chiudiamo nella pioggia. Che schifo la pioggia. Ah, io sono al coperto, barbone. Fuori. Ok, siamo amici.